Siamo nell'Italia del 68 e Luigi Maria Grignon de Montfort, priore dell'Ordine dei Padri Missionari dell'Opera di San Gabriele, dopo aver ricevuto in donazione dalla famiglia Galletti Villa Giovannina e i suoi terreni, decide di dare inizio alla costruzione del nuovo convento dell'Ordine Monfortano. Intende finanziarne i lavori con la vendita della villa e dei suoi terreni al miglior offerente. Filippo Sartor Schiavon, imprenditore veneto di appena 42 anni, aveva interesse ad aprire la sua azienda in una porzione di terreno appartenente alla proprietà terriera. Il suo slogan? Operiamo nel settore delle costruzioni, prefabbricati, metalliche, modulari, componibili e monolitiche per la cantieristica e l'industria. Al momento, fuori città, chiederà alle figlie Emma e Sara di presenziare per lui. Emma Sartor Schiavon, 21 anni, cresce al fianco del padre e lo segue in tutte le questioni di affari della famiglia. Sara Sartor Schiavon, 18 anni, la sorella minore, soffre sicuramente il peso di una sorella ingombrante. Agli occhi del padre ciò che fa non è mai opportuno, per questo è da tempo alla ricerca di ritrovare chiarezza nella sua vita e trovare il suo posto nel mondo, forse lontano da Villorba, forse lontano dall'Italia. Buongiorno. Salve. Sono architetto Venelli. Oh, piacere architetto! Allora è lei il tecnico che si sta occupando del progetto? Il giovane architetto di appena 25 anni, laureato presso l'Ateneo di Architettura di Venezia, si propone ai padri come tecnico incaricato nel frazionamento delle proprietà immobiliari e terriere dell'Ordine. Il commento della sua docente universitaria? Il ragazzo è intelligente, ma non si applica. La mancanza di metodo e ordine lo porta ad affiancarsi a Francesca, la sorella, ma per darsi un tono davanti ai committenti le dà del lei, fingendosi a una retribuita collaboratrice. Salve, architetto, mia moglie Dina Zambellano. Tullio Grandene. Piacere, signori. Dina Meridia Zamberlan e Tullio Grandene. Sono una dolce coppia trevigiana che si interessa con molta curiosità alla villa. Lei deriva da una nobile famiglia e ad un occhio esterno sembra portare i cosiddetti pantaloni in famiglia. Anche Tullio adora indossarli, i pantaloni. Ma i suoi sono a zampa di elefante e in pandan con il suo giubbottino di pelle. Li indossa spesso nelle lunghe nottate che trascorre nelle discoteche e nelle feste in spiaggia di cui non può fare a meno, all'insaputa della rigida moglie. Beh, meglio non di casa. Francesca è un ragazzo sbaglio. Signore Grandene? No, sono le signore Schiavon. Sì, signore Schiavon e i signori Grandene sono qui come possibili acquirenti di Villa Giovannina e delle sue pertinenze, fino al territorio di confine con quello che poi dovrebbe diventare il nuovo seminario dell'ordine dei frati francescani. Monfortani. Monfortiani. Monfortani! Scusa, esattamente quello che ho detto, dicevo. Fratelli dell'istruzione cristiana di San Gabriele, ma comunemente chiamati Monfortani. Sì, sì, esattamente quello che ho detto. Dicevo, i Monfortani qui rappresentati dal priore Luigi Maria de Montfort, con il quale avete già affrontato la prima trattativa. Sì, ecco, mentre signori Schiavon? No, sono i signori Grandene. Sì, ecco, signore Grandene. Signori Grandene. Sì, appunto, Grandene e signora e Grandene signore. Sì, le signore Schiavon con la loro attività di famiglia andrebbero ad occupare l'area nord della proprietà. A sud. A sud? Ne siamo certi. Guardi, a meno che non si sia smagnetizzato il sole. Ci siamo capitate. Queste persone sono fantastiche, le amo. Papà ci aveva avvisato questi frati. Alto senso morale, malato pratico. Il frate sembra pure felice, sì. Pacifico, beato. Sì, le signore saranno confinate a sud, come dice giustamente Francesca. Io direi di andare sul cartaceo, nel vivo del progetto. Un secondo.
Vi offro del caffè. No, no, grazie mille, siamo a posto così. Dai, che non ha mai fatto male a nessuno un goccetto. No, sa, mio marito astemio. Io no. Ecco, lei. Bello e piano, grazie. Certo. Scusa, non accettare. Prendi ecco. Scusa. Scusi. A lei signore, senza. Senza correzione. Francesca! Non ho i progetti, li ho lasciati in ufficio. A lei una copia degli elaborati aggiornati la settimana scorsa. Conosco. È un angelo. Sì, sì, comunque io lascio questa al priore. Grazie. E sarà mia cura farle recapitare alle signore grandine e ai signori schiavoni. E così fu. La famiglia Grandene acquisì la villa e ci si trasferì. La famiglia Schiavon diede inizio alla sua fiorente attività di famiglia nella parte ovest e i padri riuscirono a dare inizio ai lavori del loro convento nel lato est della proprietà. E vissero tutti felici e contenti.